in sala stampa come di consueto a caldo con Bruno Gasperutti. E finalmente un dopo partita felice, Bruno, una vittoria, una grande vittoria contro il Ferrari Pisalò. Una grande vittoria perché il Ferrari Pisalò è un'ottima squadra davvero. Sì, è una bellissima squadra, Oggetti Destini ha giocato bene. Sono contentissimo perché così finiamo l'anno bene. È stata una grande vittoria perché è ottenuta anche dopo il pareggio del Salò, che era, diciamo, abbastanza, cioè sì, era meritato. Però la Triestina ha reagito molto bene, è stato bravo anche Sannino con un cambio coraggioso e la Triestina ha cercato la vittoria fino alla fine. Sono stati molto bravi. Ecco, nel primo tempo meglio gli ospiti, nella ripresa meglio gli ospiti fino al gol, no? Fino all'1-1, poi esatto. Da quel momento in avanti la Triestina ha cominciato a giocare e ha dimostrato davvero che davanti ha un grande potenziale. Triestina, lo dico sempre, davanti è molto pericolosa, può fare gol in qualsiasi momento e soprattutto quando incontra squadre che se la giocano, perché il Ferrari Pisalò se l'è giocata, e forse trovano più difficoltà quando le squadre sono serragliate, no? Oggi è stata una bella partita perché ci sono state tante occasioni da gol, abbiamo visto un palio, due bellissime parate di Boccanera e qualche gol sbagliato dalla Triestina, anche uno abbastanza facile, diciamo, dalla tribuna sempre, con arma. Quello, insomma, un tiro di piatto dal dischetto da rigore dove non è riuscito a centrare la porta, però è stato bravo anche Sannino, perché mi è piaciuto il cambio che in quel momento nessuno si aspettava, ha tolto Meduri, centrocampista, per inserire Bariti e la squadra sembrava sbilanciata, invece ha fatto bene, mentre dall'altra parte Serena ha fatto qualche cambio e la squadra mi è sembrata un po' più fragile. Ecco, Petrella, doppietta decisiva, un gol di testa per lui che è piccolino, e un gol di destro per lui che è mancino. Lui è mancino, sì. Beh, ma guarda, Petrella ha delle doti che in questa categoria sono importantissime. E uno, intanto, è un ragazzo generoso perché copre, corre, e ha questo passo breve, questo modo di calciare la palla che parte sempre forte e a rasoterra. Cioè, è velocissimo nel calciare soprattutto. Ecco, a proposito di velocissimo, ma come corsa Mensah ha fatto anche lui diverse sgroppate sulla sinistra, davvero imponenti. Quando parte Mensah è difficilmente fermabile, io ho paura che qualche squadra ce lo porti via, perché questo è un giocatore importante, ha delle qualità che sono importanti. Per tenercelo bisogna salire in B, insomma. Ma per quest'anno sarà duretta. Queste squadre qua mi sembrano più attrezzate di noi. Ecco, si è fatto un piccolo saltino in classifica, sì. E la prossima partita anche molto brutta, tra virgolette, insidiosa, a San Benedetto del Tronto, sì. Contro una delle migliori formazioni del girone. Io li ho visti ieri sera proprio per televisione, è una squadra molto solida, è una squadra anche fisicamente imponente, almeno visti così in televisione, mi sembrava una squadra veramente di quelle rognose, e poi nel loro campo penso che sarà molto dura San Benedetto, ma forse sai, ci lasciano il contropiede, chissà, perché noi davanti siamo buoni, eh. Penso che poche squadre hanno il potenziale della Triestina, è molto vario anche, perché hanno degli attaccanti che Sannino può far girare e cambiare anche assetto. Abbiamo un ottimo settore offensivo.